Ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo sull'Appennino modenese, vicino questa bellissima e freschissima fontana, e vi porto con me oggi a fare un bel giro su questi Appennini. Andremo sul Passo delle Radici, da lì andremo verso Lima, dove c'è uno dei ponti sospesi pedonali più lunghi d'Europa, mi sa. Quindi venite con me, seguitemi e andiamoci a divertire. Finalmente arrivati al ponte sospeso. Per chi interessa, il comune di San Marcello Pistoiese. Ecco, lì si intravede. Ragazzi, penso che non è per chi soffre di vertigini. È 212,4 metri, uno dei ponti pedonali più lunghi al mondo, ed è stato costruito nel 1922, però non possiamo non farlo tutto, ovviamente. In pratica è fatto tutto d'acciaio e si muove abbastanza, quindi chi soffre di vertigini è meglio che evitiate. Lì c'è gente che si ferma perché ha cominciato a ballare. Ah, che bello questo paesaggio, ragazzi. Guardate il ponte come si muove. Questo deve essere particolare da farlo nei giorni in cui c'è vento forte. Oh. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Qui ci sono delle carrucole, probabilmente venivano usate per trasportare materiale da una parte all'altra del ponte. Siamo arrivati alla fine di quella scala, porta sulla statale. Torno giù, mi farò di nuovo il ponte e poi mi prenderò un bel caffettino o un gelatino al bar. Bene ragazzi, che dire, siamo giunti al termine di questo video, spero vi sia piaciuto, è un format un po' diverso da solito. Io faccio spesso viaggi, esplorazione di posti che magari mi raccontano, mi dicono, quindi mi piace andarla a vedere, a visitare, quindi se è un format che vi piace magari ne posso portare anche altri sul canale. E di questo viaggio che vi posso dire? Allora, innanzitutto vale la pena, sì, il ponte in sé non è chissà cosa, anche se è particolarissimo, perché a me un ponte sospeso, io non c'ero mai andato su un ponte sospeso, oltretutto questo è veramente lungo, è il più lungo d'Europa, è particolare il fatto che balla, però è abbastanza stabile, tenuto veramente veramente bene, come giusto che sia. Però il bello
di essere venuto qui è quello di essere passato in tutti quei borghetti piccolini che troviamo sull'Appennino tosco-emiliano, e quelli vale sempre la pena visitarli o quantomeno passarci per ammirarne la bellezza. La particolarità è ogni volta che passo in questi posti è vedere che qui almeno ci sono ancora le piccole botteghe di una volta e i vecchi negozietti, i supermercati, senza più quei grossi centri commerciali a cui siamo abituati. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.